Parlamento italiano. Prima però vediamo la seconda storia di oggi. Andiamo a Boston, dove gli studenti della Waltham High School sono stati coinvolti nell'Italian Day, una vera e propria immersione nella cultura italiana. C'è stato per noi Stefano Salimbeni. Oggi era la giornata italiana. Abbiamo creato un'opportunità per i nostri studenti di toccare, ascoltare un'esperienza multisensoriale. Poi si sono anche divertiti, dai. Si sono divertiti molto, sì. Loro ricorderanno questo per la loro vita. In una giornata come oggi fa capire agli studenti che l'italiano non è quello soltanto che vive sulle pagine di un manuale, di un testo, ma è vivo, è tutto intorno a noi, fa parte della cultura di ogni giorno, l'influenza su quella americana è grande, quindi è davvero un momento di immersione totale. Era la prima volta che la nostra scuola ospitava un programma così intenso e completo nei confronti di una cultura, una lingua straniera. Ed è stata un'esperienza straordinaria, per i ragazzi innanzitutto, ma anche per la città. Sono venuti in tanti, sindaco compreso, e sono rimasti tutti soddisfatti. Assolutamente da ripetere, prima possibile. Italian Day è un nuovo modo per promuovere la nostra lingua. Sappiamo che probabilmente nessun paese come l'Italia riesce a creare un'emozione così forte e quindi quello che cerchiamo di fare è portare questa emozione all'interno delle scuole. Siamo stati in più di 20 scuole, principalmente high school, più di 4.000 studenti sono stati coinvolti e devo dire che il risultato è entusiasta. È un programma nuovo di cui noi abbiamo bisogno perché le richieste sono tante ma i fondi sono pochi. Noi ringraziamo sempre il governo italiano per l'aiuto finanziario, ma al momento non è abbastanza per le richieste che abbiamo nelle scuole. Questa è una serata in cui festeggiamo la nostra lingua e la nostra cultura. Abbiamo rappresentanti della comunità italiana, donatori, sostenitori della lingua, grandi imprese che ci aiutano. Abbiamo cittadini americani, abbiamo superintendenti delle scuole, docenti. Quindi diciamo tutto il mondo che ruota intorno alla promozione della nostra lingua è orgoglioso di essere qui. Fare squadra non è sempre un tema degli italiani, noi siamo un po' individualisti. È importante invece fare squadra, collaborare per esempio con il console generale qui di Boston, che è una persona molto molto attenta a queste cose, quindi non ci fa piacere questo. Dall'altra parte è anche il fatto che avvicinare i giovani alla cultura italiana e anche avvicinare i nuovi consumatori. Come al solito a Boston abbiamo uno spirito innovativo e questo è qualcosa che non si è visto nel resto degli Stati Uniti e io sono sicura che quando ci saranno questi exchanges fra consolati, fra direttori didattici, fra noi enti gestori, inizieranno a fare qualcosa simile alla nostra. Per me tiene forte la cultura italiana. Tutti questi ragazzi vogliono andare in Italia, vogliono continuare a imparare l'italiano all'università. Come me, io sono stata ispirata di una professoressa che mi ha portato in Italia e poi ora sono qua. Allora voglio quello per i miei studenti.